Io ero a casa davanti alla televisione, naturalmente lo era il mondo intero, ad assistere a uno degli eventi straordinari dell'uomo che per la prima volta metteva piede in un corpo del sistema solare diverso dalla Terra. Mai immaginavo che mi avrebbero assegnato il campione lunare. Cioè fui l'unico europeo incaricato di un esperimento distruttivo dei campioni lunari, perché gli altri dovevano solo esaminarli e rinviarli indietro. Non so se ho reso l'idea. La proposta che io feci alla NASA per studiare i campioni lunari era piuttosto ardita, a tal punto che, poiché richiedevo dei campioni da distruggere, ritenevo di avere poche speranze per poterla vedere accolta alla NASA. E poi, quando entrai nel mio studio e la segretaria sorrise e si congratulò, e io pensai subito ad uno scherzo, a tal punto che dissi: beh, io glielo farò pagare. Dice: no, professore, entri dentro lo studio e trovai sul mio tavolo il telegramma della NASA e fu veramente una grande sorpresa. Queste sono le rocce lunari riportate sulla Terra. Il professor Giovanni De Maria, con i suoi collaboratori, cercano ora l'ossigeno contenuto nelle pietre lunari. La proposta da me presentata alla NASA mirava a esaminare la composizione della fase gassosa che si formava nella vaporizzazione di un campione lunare. E questo perché il reperto lunare effettivamente era rappresentativo di una situazione primordiale, cosa che non è un reperto terrestre perché ha subito profonde modifiche dovute alla vita, all'interazione con l'atmosfera, con l'ossigeno. Sulla Luna non c'è atmosfera, non c'è stata quindi la possibilità di interagire con la fase gassosa e di conseguenza questi reperti rappresentavano effettivamente una situazione primordiale. La ricerca quindi fondamentale per la quale mi furono dati i campioni mirava a indagare, a analizzare la composizione della fase gassosa, ma nell'effettuare l'esperimento è venuto fuori come serendipiti la possibilità di estrarre ossigeno. Ossigeno che servirà agli astronauti per respirare sulla Luna, ossigeno come propellente per riportare a casa gli astronauti. Il professor De Maria estrae dal suo involucro di plastica il piccolo campione di roccia lunare della NASA col numero d'ordine 12.022. L'esperimento era piuttosto complesso e non potevo ripetere l'esperimento perché il campione ormai era in via di dissoluzione. Il frammento lunare viene introdotto nel crogiolo, che ora sarà sottoposto alla temperatura di 1000 gradi per trasformare la roccia solida in gas. Devo dire che l'esperimento riuscì benissimo, ha dato dei risultati superiori ad ogni aspettativa e non è stato mai più ripetuto nel tempo. L'esperimento è stato l'unico del genere che è stato effettuato nel 1971 e i cui risultati costituiscono ancora oggi la base per ogni conoscenza sulla composizione molecolare della nebulosa primordiale.